Buon Natale a tutti, approfitto ancora una volta per fare gli auguri a tutti voi e questa volta facciamo il riepilogo di tutti i pagamenti che riprenderanno e arriveranno a partire dal 27 dicembre. Partiamo subito con le ricariche del reddito di cittadinanza, in quanto ci sono molte persone che sono ancora in attesa di ricevere il pagamento di dicembre, nonché l'ultimo pagamento. Poi ci sono ancora i pagamenti per l'assegno unico sul reddito di cittadinanza. Dovrebbero arrivare anche i pagamenti per arretrati assegno unico sul reddito di cittadinanza, come da circolare INPS 4179. Ci sono ancora pagamenti in corso per l'assegno unico su domanda, quello di dicembre. Ci sono nuovi pagamenti per la disoccupazione NASPI e la DISCOL, ci sono ancora pagamenti per il bonus IRPEF, ex bonus Renzi da 100 euro, ci sono sul fascicolo previdenziale del cittadino nuove date per il pagamento del bonus SFL, supporto per la formazione ed il lavoro. Ci sono ancora date per il pagamento del bonus part-time ciclico da 550 euro. Ancora pagamenti in corso per il bonus genitori di figli con disabilità da 150 a 500 euro al mese. Qua c'è una cattiva notizia perché non è stato prorogato per il 2024. Come da circolare INPS sempre 4179, la carta la dovete conservare anche dopo perché possono arrivare pagamenti per arretrati e conguagli proprio sulla carta del reddito di cittadinanza. In più, le persone che non riescono a fare domanda su IBAN riceveranno regolarmente il pagamento per l'assegno unico direttamente sulla carta del reddito di cittadinanza. Dovrebbero, e qua uso il condizionale, arrivare anche pagamenti per quanto riguarda il bonus asilo nido e qui vi rinnovo di nuovo la scadenza che è fissata per coloro che devono ancora fare domanda per il 31 dicembre 2023. In ultimo, ma non per importanza, vi informo che stanno arrivando SMS da INPS alle persone che hanno fatto domanda per l'assegno di inclusione ADI, perché devono completare la registrazione sulla piattaforma SIISL e sulla PAD, Patto di Attivazione Digitale. Le persone che hanno ricevuto questo SMS e hanno già provveduto a fare sia la registrazione sulla piattaforma SIISL che PAD non devono fare nulla, devono ritenere inutile questo messaggio. Per quanto riguarda i pagamenti, saranno per fine di gennaio, chi ha fatto la domanda adesso e chi la farà anche a gennaio. Oltretutto, i pagamenti gennaio e febbraio saranno erogati sulla base dell'ISEE che scade il 31 dicembre 2023. Poi entro il 29 febbraio, perché il 2024 è bisestile, bisogna aggiornare l'attestazione ISEE previo sospensione dei pagamenti per il 2024. Oltretutto c'è ancora un'altra novità, il bonus energetico è stato prorogato fino al 31 marzo 2024. Approfitto ancora una volta per fare gli auguri di un felice e sereno Natale a tutti quanti voi con i vostri cari.